Tragedia questa mattina all'ospedale infantile Regina Margherita, dove alle 5:55 un bambino di 10 anni, residente a Nucetto, è morto per Covid. Il piccolo paziente era stato trasferito nella tarda mattinata di ieri, lunedì 24 gennaio, dall'ospedale di Mondovì, in condizioni già molto gravi. Da subito era iniziato il trattamento specifico contro il Covid, sino ad arrivare alla dialisi. Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Il paziente non era vaccinato per ragioni legate al suo stato di salute. I genitori erano entrambi vaccinati. La comunicazione del decesso è stata diramata in una nota dell'ospedale, alla quale si aggiungono le parole di cordoglio del presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore alla sanità, Luigi Genesio Icardi.